Qualcuno dice ancora oggi che il fascismo ha fatto anche cose buone, quasi sempre sono bugie. Ho guardato le foto dell'epoca in cui questa stazione meravigliosa è stata costruita, era tutto bello, lindo, viaggiare era un evento a quei tempi, donne col completo della festa, uomini con la giacca e con la cravatta, o almeno erano quelli che venivano fotografati, perché anche allora c'era chi lavorava, infatti ci sono anche delle immagini più rare di gente appunto che lavora alla costruzione, operai in canottiera, carretti, cavalli, però non sono tante perché in qualche modo stridevano con l'immagine di questo strumento di grandezza che forse il Duce voleva per sé, come se questo posto si fosse costruito da solo. E comunque grazie a voi di essere qui, anche perché è un modo per guardarsi in faccia quello che molti italiani non fecero in quegli anni, perché in un angolo qui sotto, sottratti alla vista, molti di loro facevano i camerieri di Hitler e li servivano su un piatto d'argento alla vita delle persone. In un documentario molto bello, molto lungo e meraviglioso, Shoah di Claude Lanzmann, che dal 1974 al 1985 ha intervistato molti sopravvissuti, che allora erano ovviamente molti di più, alcune ex SS e molti vicini delle persone che venivano deportate, una domanda frequente era: ma lei che cosa pensava quando le persone venivano portate via? Perché non ha fatto niente? E molti semplicemente hanno risposto: non lo so, non me lo sono chiesto, non mi erano neanche tanto simpatici. Non si chiedevano il perché di dove fossero finiti i loro vicini, i figli dei bambini che giocavano con i loro figli, non se lo sono mai chiesto. Erano appunto indifferenti, questa parola gigantesca che c'è alle mie spalle, che è nemica di ogni progresso dell'umanità. Non si chiedevano niente, avevano in qualche modo spento l'anima, indifferenti a tutto. E a volte fare la cosa sbagliata e non fare quella giusta sono praticamente la stessa cosa. Quindi grazie a chi invece ha scelto di avere gli occhi per vedere, i vostri occhi, ascoltare chi ne sa e parlerà dopo di me. E sapete che da qualche anno racconto, dico cose tra le scemenze che mi pagano anche per dire, e mi guadagno da vivere alternando scemenze assolute e a volte qualcosa in cui credo. E non me ne vergogno delle scemenze che dico a volte, però delle volte mi è capitato un numero che dimostra come gli italiani siano molto meglio di come a volte non siano quelli che hanno girato la faccia dall'altra parte. Nel giorno della memoria quest'anno ho conosciuto Lucy Salani, che è una donna trans che oggi ha 98 anni e fu deportata nel campo di Dachau. È l'unica transessuale italiana sopravvissuta allo sterminio. Ascoltando il suo racconto, io davvero mi sono commossa fino alle lacrime e sono stata felice di parlarle nel profondo, di avere questo incontro, anche se lei era a Bologna, a casa sua, e io negli studi della RAI di Torino. E anche se sapevo che quel tema, quell'incontro poteva essere un po' distonico rispetto a quella che era la missione del nostro programma su Rai 3, che era l'intrattenimento, l'umorismo, la leggerezza, abbiamo scelto di andare avanti, di tenere quell'intervista più a lungo possibile. E abbiamo pensato che forse gli ascolti avrebbero potuto in qualche modo risentirne. Però Lucy, come diciamo noi della televisione, ha fatto il 10, cioè il mio programma che chiudeva di solito al 7, quel giorno col suo racconto, con la sua storia, con la sua voce, ha toccato l'ascolto più alto di tutta la stagione televisiva del mio programma, che di solito finisce verso il 7%, con lei ha chiuso al 10. 2 milioni di persone, forse anche quelle che dopo il TG1, il TG2, scanalavano su Rai 3, hanno trovato lei e si sono fermati ad ascoltarla. Ad ascoltarla frasi come: avevo paura non di morire, ma avevo paura di vivere. Queste parole, lei ha detto, queste parole non le ho sentite in tanti. E sono restati a ascoltare il suo racconto, quindi non è vero che ricordare allontana, come testimoniate voi con la vostra presenza qui oggi. E se è vero che questa grande stazione nascondeva un terribile segreto, è anche vero che pochi anni fa, proprio qua, centinaia di milanesi si sono fatti in quattro per aiutare i profughi siriani che scappavano da un altro sterminio, diversissimo e comunque insulso, e con danno deboli le vittime, come lo sono sempre le vittime, fragili e con necessità di essere ascoltate e tutelate. Noi italiani, oserei dire noi milanesi, non siamo sempre stati brava gente, però talvolta almeno cerchiamo di diventarlo e di chiedere scusa per le volte in cui non lo siamo stati. Per questo siamo qui, per questo voi siete qui, e vi lascio adesso nelle mani di una donna che vi regalerà 50 minuti terribili e meravigliosi, come la storia che ci saprà raccontare. Pia. Geppi, sei stata...